preservativi distribuiti gratuitamente nelle scuole di Manchester per combattere le gravidanze adolescenziali, una misura che ha scatenato qualche polemica. Sentiamo il corrispondente Stefano Tura. Profilattici gratuiti per tutti i ragazzi delle scuole superiori. È partito a Manchester un progetto di educazione sessuale che prevede la distribuzione gratuita di preservativi agli studenti dai 13 anni in su. In questo modo la seconda città dell'Inghilterra spera di porre un freno al fenomeno delle gravidanze tra gli adolescenti, considerando che Manchester ha oggi una media di baby mamme del 50% più alta rispetto al resto del Regno Unito. Come dire che ogni anno in città circa 560 ragazze sotto 18 anni rimangono incinte, mentre la percentuale di aborti è salita in 8 anni dal 28 al 39%. Il progetto è stato approvato dai genitori, ma non sarà obbligatorio. La scelta finale sull'accettazione dei profilattici e delle informazioni in materia di educazione sessuale rimane a discrezione degli studenti. Inizialmente si era pensato di far rientrare nel piano anche i ragazzi di 11 e 12 anni, poi l'amministrazione comunale di Manchester vi ha rinunciato per evitare il rischio di indagini giudiziarie. Dura la presa di posizione da parte dei conservatori, secondo i quali il comune, attraverso la distribuzione di condoms, incentiverebbe le attività sessuali tra i minori. Ma i fautori del progetto ribattono che la consegna di contraccettivi non avverrà a caso, ma solo dopo un dialogo approfondito tra personale sanitario e studente.